passiamo questa parte e passiamo, diciamo solo di che cosa ci occupiamo noi. Noi siamo un'azienda che si occupa della produzione di miscele microbiche, quindi miscele microbiche che servono per il trattamento di decontaminazione dei terreni contaminati da sostanze organiche in genere e specificatamente per idrocarburi, quindi petrolio, tutto il settore delle acque reflue, sia industriali sia quelle civili, fino ad arrivare ad alcuni prodotti del settore comunità, che non sono altro che i prodotti che vengono utilizzati per il trattamento dei separatori di grasso, trattamento fosse biologiche, fino ad arrivare a dei deodorizzanti biologici. Mi collego al discorso di stamattina che si faceva sempre dei batteri buoni, non buoni e cose del genere. Dunque, prima di tutto parliamo di animaletti che vivono da migliaia e migliaia e migliaia di anni prima dell'uomo, quindi sono forse un po' più in là di noi. Poi consideriamo che sono l'evoluzione dei microrganismi, consideriamo che sono trovati dei microrganismi all'interno dello Space Shuttle, che ad un certo punto erano all'interno dello Space Shuttle, quindi non c'erano nutrienti o cose del genere, si sono accorti che le guarnizioni dello Space Shuttle erano state mangiate da questi microrganismi, quindi si erano adattati per trovare una certa determinata alimento. Questo per arrivare a loro, arrivare appunto al fatto che questi microrganismi sono selezionati per mangiare certe determinate sostanze, però loro si adattano anche a fare altri lavori. Allora, prima di tutto riconoscimenti internazionali, tanto per dirvi qualcosa, perché chi siamo non ci conoscete, abbiamo un accordo con l'Università Grootkin di Mosca, alla quale rendiamo conto su quelle che sono le aziende di cui loro hanno bisogno, siamo noi che facciamo una selezione in Italia. Io personalmente tengo delle lezioni alla Grootkin University, sempre di Mosca, per far presente e far vedere quali sono le applicazioni delle nostre biotecnologie. Quando si parla di microrganismi, i microrganismi sì, sono lì, sono e poi li utilizziamo. Qualcuno dice dammi la polverina da mettere nel terreno per la decontaminazione. La polverina, sì, tu puoi prendere il prodotto senz'altro, è su base cereale, però se lo butti sul terreno dopo a 3 mesi non trovi assolutamente niente. Mentre c'è un'ingegnerizzazione, c'è un sistema per poter utilizzare queste miscele microbiche. E noi abbiamo sia la miscela microbica sia il sistema per poter far lavorare queste miscele microbiche. Questo è un attestato di partecipazione dove siamo chiamati anche alla Camera dei Deputati per presentare le nostre tecniche di applicazione. Tanto per entrare nel contesto di tutto quello che si è detto questa mattina fino ad adesso, cioè si è parlato di multinazionali, di aziende che diciamo osteggiano quello che potrebbe essere lo sviluppo del biologico e quant'altro, del nostro settore non è la stessa cosa, è decuplicata. Decuplicata perché? Perché il nostro sistema che diciamo risolve appieno il problema nella Camera dei Deputati è stato reputato valido allo 0,18%. Per farvi un esempio, ci sono delle aziende che fanno uno dei nostri sistemi e ha il 30%, un altro dei nostri sistemi e ha il 20%, un'altra ha il 50%, noi li mettiamo tutti assieme e creiamo lo 0,17%. Questo per dimostrare cosa? Che sono tecnologie che danno fastidio al sistema italiano. Danno fastidio al sistema italiano perché? Perché risolvono il problema con dei costi che sono certamente più contenuti rispetto a quelli che vengono utilizzati oggi.